tetto, si è alzato e si è riappoggiato. Si è riappoggiato perché è una soletta di cemento armato, quindi insomma a prova di bomba, ma nel ricadere sulle pareti perimetrali ne ha provocato poi anche lo spanciamento. Tragedia sfiorata alla Fratta di Cortona, dove si è verificata una forte esplosione in un'abitazione nella quale è rimasta ferita una donna incinta. È successo attorno a mezzogiorno, prima il boato, poi l'esplosione, le fiamme e la densa colonna di fumo. Già da fuori ho visto, diciamo così, una nebbia, no? Come una nuvola. Poi quando siamo girati al vicolo, ho visto pompieri, carabinieri, sono arrivato qua e ho visto questo disastro. Ad esplodere una bombola di GPL utilizzata per alimentare una stufetta che al momento dell'accensione è deflagrata. Ha generato quello che avete visto, danno strutturale all'abitazione che è inagibile. Immediato l'allarme, a seguito del quale sono accorsi sul posto oltre ai sanitari del 118, polizia municipale, vigili del fuoco e carabinieri, che stanno portando avanti tutti gli accertamenti per far chiarezza sulla vicenda. L'innesco che ha generato la deflagrazione del gas GPL ha poi dato, si è propagato con l'incendio tutto il materiale combustibile che era nell'abitazione. La donna ferita, quarantenne, al sesto mese di gravidanza, è stata portata in ospedale, fortunatamente con ustioni lievi sul 4% del corpo. Non si trovava infatti nella stanza dove c'è stato lo scoppio, ma in un altro punto dell'abitazione. Illesi il marito e la figlia, salvi poi anche i vicini che vivono nell'altro appartamento in cui è diviso il casolare. Resta adesso ben visibile una profonda frattura sulla facciata e soprattutto una gran parte. GPL è un gas più pesante dell'aria, quindi il suo utilizzo deve essere fatto in ambienti areati a filo pavimento, ci devono essere delle aperture che permettano l'evacuazione, altrimenti può miscelarsi con l'ossigeno nell'aria e creare una miscela che è nel campo anche dell'esplodibilità, come abbiamo visto in questi casi.